Va bene. Allora possiamo continuare l'esercizio della volta scorsa. Prima di continuare, visto che è l'ultima lezione, mi è venuto in mente una serie di domande frequenti che saltano fuori all'esame, di tipo pratico, cioè così logistico. Ok? Allora, solo per non dimenticarcele, così ve le dico, le domande solite sono, prima di tutto i fogli, no? I fogli di carta su cui fare il compito li dovete portare voi, non ve li diamo noi. Ok? Che siano fogli bianchi o fogli protocollo o fogli di quaderno, per me è indifferente. Se usate fogli sparsi, per favore prendete un foglio più grande in cui poterli poi mettere dentro per consegnarli in modo che non si spargano poi sul pavimento quando uno cerca di consegnargli o altro. Okay, quindi se prendete fogli singoli o poi prendete una pagina protocollo in cui metterli o una cartellina o con la pinzatrice come preferite. Okay? Quindi questa è la prima cosa, perché poi in altri corsi sono abituati a darvi loro diciamo, i fogli timbrati e firmati, ma a noi non servono. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è la matita. Allora, scrivere a birra o scrivere a matita? Se volete scrivere a matita per maggior facilità di correzione, va bene. Non è un problema, non siete obbligati né a ripassare, che poi viene fuori una schifezza, né tantomeno a ricopiare. Okay? L'importante è, ecco, l'unica cosa, cercate di non avere un tratto troppo leggero. Perché a volte qualcuno scrive piccolo, fine, leggero. E vabbè, al di là della difficoltà di lettura, ma poi quando i compiti li maneggi un po' di volte, va via, no? Rischia poi di non leggersi le parti. Quindi usate una punta che sia sufficientemente morbida da lasciare un tratto leggibile. Poi per il resto lasciate tranquillamente a matita. E queste sono le due cose principali. Durante il compito non potete consultare gli appunti, i testi, niente, quindi. Ma non vi servono perché di fatto c'è essenzialmente da progettare, quindi ogni esercizio fa storia a sé, quindi non fatevi tentare dal cercare di fare come era stato fatto in quell'esercizio là che gli somiglia tanto, poi magari non gli somiglia per niente, quindi ragionate sul testo. Fate molta attenzione al testo. A volte si prendono delle cantonate per una cosa che magari c'è proprio la frase scritta che ti dice una cosa e magari c'è un certo numero di persone che vedi che fa esattamente l'opposto. Quindi non fatevi problemi a chiedere durante il compito scritto, se possiamo rispondiamo, nel senso che chiaramente se fate domande sul testo, chiaramente sul testo vi rispondiamo, se fate domande sul vostro compito, qui ho fatto giusto, la risposta un po' cinica te lo dico poi dopo quando ti do il voto. Se lì l'avevi fatto giusto. La divisione in aule la decideremo quando si chiuderanno le iscrizioni, perché allora, l'orario è identico per i due corsi, primo e secondo corso, il compito è identico per il primo e secondo corso. Ok? Quindi vedremo quanti studenti saranno iscritti, di quante aule avremo bisogno e vi divideremo nelle aule indipendentemente dal corso. Magari capitate in un'aula in cui c'è un po' di voi, un po' di secondo corso o viceversa. Non importa. Poi noi, cioè io e Torchiano, ci dividiamo i compiti in modo che ciascuno si corregga i propri, ovviamente. Però in aula potete capitare con chiunque, perché il primo appello non so se riusciremo a stare in due aule o ne avremo bisogno di tre. Quindi dipende un po' dai numeri, dalle sedie, dalle aule che abbiamo a disposizione. Allora, come facciamo? Lì ci saranno scritte sul portale alcune aule, ma non fanno fede fino in fondo perché, appunto, poi io ho due aule, Torchiano altre due aule, ma poi le mettiamo insieme tutte e quattro e decidiamo quante usare e di quante ne abbiamo bisogno. Allora, essenzialmente il giorno prima vi manderò un messaggio tramite il portale dicendovi come vengono divise le persone nelle varie aule. Quindi vi arriverà una mail o un messaggio che dice da tal cognome a tal cognome recarsi in quell'aula, così via. Aspettate fuori dall'aula, così mentre vi chiamo controllo i documenti, poi il documento lo potete mettere via e per tutto il resto del compito non ci dovete più pensare. I voti, cioè cosa succede dopo? Quindi dopo che avete consegnato, in aula ovviamente potete consegnare o no, potete ritirarvi in qualunque momento durante il compito. Quando consegnate, io
metto il compito insieme agli altri e poi dopo un certo numero di giorni, che dipende chiaramente da quanti compiti ci sono, pubblico i risultati. Io di solito faccio così, dopo la pubblicazione dei risultati fisso una data in cui sia possibile venire a vedere le correzioni. Ok? Quindi magari pubblico i risultati mercoledì, dico giovedì o venerdì, alla tal ora, in quella tal aula, ci sarà la possibilità di vedere i compiti. Ok? Che è il momento per vedere le correzioni, capire le correzioni, capire che cosa uno ha sbagliato. Non è previsto l'orale, quindi non è il momento in cui si fa l'orale per darmi un punto in più, queste cose qua, perché sono, secondo me non hanno senso queste cose. E non è il momento per contrattare il voto. Ovviamente se c'è una correzione che è sbagliata, perché voi immaginate, io adesso il primo appello ho 100 iscritti, quindi su 100 compiti un errore, 2, 3, 5 possono sfuggirmi, errori di valutazione. Quindi ben venga, io sono ben contento se voi venite a vedere le correzioni, cercate di capirle, a volte capita che io dico no, qui mi sono sbagliato, avevi ragione tu, anche perché soprattutto nel modo concettuale e anche un po' nel modo del processo, io cerco di capire cosa avevate in testa da ciò che avete scritto. A volte ciò che avevate in testa è così distante da ciò che potevo avere in testa io che non lo capisco. O dico no, questo qua è completamente sbagliato, quando poi insieme magari facendo un ragionamento che per me risultava strano, alla fine poteva essere giusto. Quindi questi casi possono capitare e ben venga a discuterli. Però appunto è per andare a, cioè la discussione serve per andare a evidenziare eventuali errori di correzione, non per dire ma sì, se mi conti questo mezzo punto in più. Dopodiché non è obbligatorio venire lì ovviamente in quella giornata, dipende da voi. È possibile delegare qualcuno, quindi se in quel giorno non potete, non chiedetemi di venire in un altro momento. Il problema è di numeri. Siete in tanti e abbiamo pochi giorni. I giorni tra il primo appello e il secondo. Deve avvenire tutto, la correzione, la visione dei compiti e la registrazione dei voti. Okay? Quindi non posso dire oggi vengono un tot, domani ne vengono altri 5, dopodomani ne vengono altri 3, altrimenti non finiamo più. Quindi se non potete in quel giorno, delegate qualcuno, date l'incarico a qualche compagno, amico, persona di fiducia di venire, prendere il compito, guardarlo, fare una foto, telefonarvi, quello che volete. L'importante è che il compito non lo facciate uscire dall'aula. Okay? Dopodiché, uno o due giorni dopo quel momento, registro i voti. Io registrerò i voti di tutti coloro che non mi hanno detto che non lo vogliono registrare. Quindi, chi viene lì alla visione dei compiti e dice no, io questo non lo registro, me lo segno e non lo registro. Lo registrerò ovviamente il ritirato. Oppure via mail, potete mandarmi una mail, vi dirò esattamente l'oggetto della mail, così mi è più facile poi filtrarle, da mandarmi il tipo rinuncio al voto. E a quel punto io, chi me lo comunica in questo modo, avrà il voto, diciamo così, rifiutato. Per tutti gli altri viene registrato in automatico. Vi dirò esattamente il giorno in cui verrà registrato, quindi entro quando dovete eventualmente farmelo sapere, che sarà sempre dopo, ovviamente, avervi dato la possibilità di vederlo. Questa è un pochino la trafila. No? Sarà sempre rapido, veloce, perché io devo riuscire a registrare i voti prima della scadenza dell'iscrizione dell'appello successivo. In modo che poi chi l'ha passato o chi l'ha rifiutato, eccetera, abbia modo di iscriversi o disiscriversi dall'appello. Questo è un po' ciò che succederà tra il primo e il secondo appello. Poi sul secondo appello siamo un pochino più calmi, nel senso che non abbiamo poi scadenze troppo pressanti, perché non è neanche come settembre che ci si iscrive o cose del genere. Se ci fosse qualcuno, adesso non so esattamente come siano messe le scadenze per laurea, per le domande di laurea, se ci fosse qualcuno per cui la registrazione del voto diciamo così, implica la possibilità di fare o non fare la domanda di laurea, me lo dice e troviamo una soluzione che di solito non è anticipare la correzione, ma è di quello di parlare con la segreteria studenti dicendo guarda, questo voto arriva, ti arriverà tra 3 giorni, tenete la domanda di iscrizione in sospeso. Ma questo appunto, di caso in caso vediamo. Non so neanche se questo caso, se in questo semestre, diciamo così, in questa sessione ci siano le scadenze che si accavallano.
penso che le parti pratiche che poi alla fine ti tocca ripetere più volte siano grosso modo queste. Se ho dimenticato qualcosa, se avete delle domande di questo tipo, sulla parte logistica fatemele, o se no me le fate poi nell'intervallo se non vi vengo in mente adesso. Ok, allora rituffiamoci in esercizio. Cos'è questo processo qua? Questo processo era il punto in cui eravamo fermi, siamo fermati martedì, dopo aver completato il processo di stipula di una nuova polizza, ok? E di gestione dell'incidente. Gestione dell'incidente che, come vedete, come vedevamo, è altamente automatizzato, nel senso che c'è il proprietario che segnala l'incidente e poi il sistema informativo essenzialmente fa tutto da solo secondo certe regole, salvo il fatto che deve esserci un operatore dell'assicurazione che a un certo punto verifica la congruenza della denuncia fatta dal proprietario. Ci eravamo lasciati per ultimo il processo di rinnovo. Il processo di rinnovo della polizza è un processo che per ogni polizza si ripete ogni anno, una volta all'anno. Allora, cosa deve avvenire? Qui avevamo semplicemente ragionato sui modi diversi per poter esprimere come diagramma di processo il fatto che un processo avviene in una certa data fissa, una volta sola, oppure periodicamente in una certa data fissa. E adesso cancelliamo le varie alternative. No, mettiamolo di lato, va? Così o così, e intanto per ricordarcelo, ops, vedi che io faccio così. Non fare cose brutte. Lì. E prendiamo questa che è la notazione più sintetica e anche più diretta. Allora, cosa avviene alla scadenza della polizza? Quindi questo processo non scatta, non viene scatenato da un'azione dell'utente, né dal fatto che avvenga un incidente, avvenga un certo evento. No, ma parte quando il calendario segna un certo giorno, il giorno in cui quella polizza scade, giorno che è diverso per ogni polizza, ovviamente. Ok, questo quindi, questa scadenza è un dato variabile. Nel blocco Clessidra dei diagrammi delle attività non ci spaventa il fatto che l'attesa, la durata dell'attesa possa variare, possa essere diversa per i vari utenti. La cosa importante è che l'istante di tempo in cui il token deve uscire da questa attesa sia noto, sia determinabile, sia calcolabile nel momento in cui il token viene creato, nel momento in cui il token entra nella Clessidra. Ok, cosa succede a questo punto del processo? A questo punto del processo succede ciò che è descritto da queste tre righe. A fine anno l'assicurazione calcola i chilometri percorsi e confronta questi chilometri percorsi col limite chilometrico della fascia. In caso di sforamento viene applicata una penale, e questa è una cosa che viene fatta in automatico. Quindi a un certo punto il sistema informativo dirà: la tua polizza è scaduta, bravo, sei stato nei limiti dei chilometri, oppure meno bravo, devi pagare una penale. A questo punto l'utente, avendo queste informazioni, potrà procedere al rinnovo della polizza, riselezionando la fascia chilometrica che aveva già selezionato prima, in fase di stipula. E ovviamente il sistema informativo gli permetterà in questo caso di selezionare non tra tutte le fasce possibili, ma solo tra quelle che hanno un chilometraggio maggiore o uguale. Questo è ciò che avviene. Quindi la prima cosa che succede è che il sistema informativo calcola i chilometri percorsi dal veicolo associato alla polizza. Con i dati che ha via via ricevuto dalla centralina. Con questi dati lui può decidere due cose.
o devo applicare la penale oppure non devo applicare la penale. Quindi lo decide confrontando i chilometri percorsi con i chilometri previsti dalla fascia. Sono maggiori o minori? Se sono maggiori, devo applicare la penale. Allora, qui abbiamo un caso in cui devo applicare la penale se i chilometri percorsi sono maggiori dei chilometri previsti dalla fascia. Fascia. Altrimenti non devo applicare la penale. Quindi è una cosa che devo o fare o non fare. Se i chilometri percorsi sono minori o uguali di quelli previsti, non c'è nulla da fare. A questo punto, quando siamo qui, notifichiamo all'utente che la sua polizza è scaduta ed eventualmente il valore della penale, in modo che l'utente sappia che deve andare a fare il rinnovo. Quindi mandiamo un messaggio all'utente, avviso l'utente che la polizza è scaduta, e tra parentesi il valore della penale, se c'è, no? Penale, dove la metto? Cioè, questa informazione che lui ha calcolato, che ha applicato la penale, eccetera, dove è scritta? Andiamo a vedere se nel modello concettuale ci avevamo pensato. Sì, ci avevamo pensato perché nella classe rinnovo c'è un campo penale. Quindi ogni anno, ogni volta che faccio un nuovo rinnovo, verrà creata una nuova istanza della classe rinnovo legata alla stessa polizza, legata alla stessa polizza, e all'interno di questa classe rinnovo scriverò la penale che eventualmente è dovuta a, per colpa dello sforamento dei chilometri dell'anno precedente. Mentre invece la penale relativa all'incidente, visto che stiamo parlando di penali, anche qui c'è un'applica penale, e anche qua c'è un'applica penale, questo dovremmo averlo, esatto, ce l'abbiamo dentro la classe incidente, perché sono due momenti diversi, o quando fai un incidente e in realtà avevi già fatto tutti quelli che avresti potuto fare, oppure al rinnovo, e allora questo, in questo caso la penale dipende solamente dai chilometri percorsi. Quindi verifichiamo sempre nel modello di processo che le cose di cui parliamo esistano, cioè siano descritte nel modello concettuale. Rinnovo, allora, avvisiamo l'utente che la polizza è scaduta e quindi il proprietario, l'utente no, chiamiamolo il proprietario perché si chiama così lui, non utente, il proprietario. E poi a questo punto sarà il proprietario che sceglie il nuovo valore della polizza. L'avevamo già scritto nella fase di stipula che a un certo punto il proprietario sceglie una fascia di prezzo. Questa è la stessa cosa che viene fatta non alla stipula, fascia di prezzo. Non alla stipula, ma al rinnovo, ovviamente dovrà rifare la stessa cosa. Tra quelle, questo è leggermente diverso perché dovrà farlo tra quelle con chilometraggio maggiore o uguale ai chilometri percorsi. Questo vincolo, chilometraggio maggiore o uguale ai chilometri percorsi, è indipendente dal fatto che abbia o non abbia sforato i chilometri della volta precedente. Cioè addirittura se io l'anno prima avevo la fascia chilometrica da 20.000 km e ne ho fatti solo 5.000,
sull'anno dopo mi verrà offerta la possibilità di stipulare anche la fascia da 10 e quella da 5. Quindi non va semplicemente solo ad aumentare. Ciò che mi vincola è non poter dichiarare che l'anno prossimo farò meno chilometri di quest'anno. Se poi l'anno prossimo effettivamente farò meno chilometri di quest'anno, l'anno successivo potrò scendere di fascia. Ma come dire, l'assicurazione si fida di me alla stipula. Dice, tu dichiara quanti chilometri farai. Poi però, quando mi ha già conosciuto per un anno, sulla previsione dell'anno successivo, accetta che io richieda di passare una fascia più alta, ma non accetta che io richieda di passare una fascia più bassa di quella che ho usato l'anno scorso. Queste sono le regole di questa assicurazione qua. E direi basta, nel senso che anche qua, come avevamo già accennato l'altra volta, probabilmente in qualche punto dovrà esserci un pagamento, ma questo testo non ne parla, quindi chiudiamo un occhio e anche l'altro. La fascia può essere anche spostata in corso d'anno, ma questo l'avevamo già gestito nel caso dell'incidente. Tra l'altro in questo caso la fascia viene cambiata d'ufficio, viene forzata dal sistema senza che l'utente debba necessariamente sceglierla. Allora, quando siamo qua, il processo è finito. È relativamente semplice perché abbiamo proprio pensato di tenere separato ciò che succede all'incidente rispetto a ciò che succede a fine anno. Quindi qua non mi interessa sapere quanti incidenti ha fatto, perché se per caso ha sforato gli incidenti già ne ho tenuto conto in corso d'anno, non devo qui andare. Se invece avessimo provato a mettere insieme tutto, qui queste condizioni a questo punto qua si sarebbero complicate parecchio, perché avrei dovuto gestire più casi, sforato i chilometri, gli incidenti, tutti e due, nessuno dei due. Se volessimo fare i precisini, potremmo aggiungere ancora un processo che è quello che è, diciamo così, descritto seppur di sfuggita nel testo, che è quello di acquisizione dei dati da parte della centralina. Noi abbiamo una centralina che in continuazione invia dati al sistema informativo, il quale li memorizza. Allora, se vogliamo modellare questo, possiamo farlo con un altro activity diagram, acquisizione dati, dove possiamo avere la centralina che a un certo punto si sveglia, la centralina che è un pezzo del sistema informativo, esegue delle misure e subito dopo la invia al sistema informativo. Sul sistema informativo ci potrà essere un altro processo che raccoglie questo segnale. Quindi potremmo avere un altro token di un altro processo che è in attesa dell'evento riceve misura da centralina, a seguito della quale ricezione abbiamo il sistema informativo memorizza i dati della misura.
cliccando dov'è? Adesso qua in questo caso ho disegnato nello stesso foglio, quindi posso far vedere che il segnale inviato da questo viene ricevuto dall'altro. Allora, questi tecnicamente sarebbero, abbiamo due nodi start, quindi sarebbero due processi diversi, dovrei farli su due fogli diversi. Per ragioni di disegno li ho messi nello stesso foglio, perché si vede che lavorano uno per l'altro. Ovviamente questo può essere ripetuto tante volte quante serve. Quindi la centralina, dopo che ha inviato il segnale, potrà risvegliarsi quando vuole e eseguire un'altra misura e inviarla di conseguenza. Quindi, designato così, è un processo che viene eseguito, creato, eseguito, distrutto, ogni volta che c'è una nuova misura da trasmettere. Quindi il token di questo è una misura presa da una centralina. Ogni volta che una centralina fa una misura nuova, esegue una volta questo processo. L'avremmo potuto fare in modo diverso, con un processo che magari descrive il ciclo di vita della centralina, che in realtà contiene queste due azioni in un loop, cioè quando prendo una misura torno su per poter prendere quella successiva. Quindi avremmo avuto un token che è la singola centralina e dentro un token unico che gira sempre per tutta la durata della vita della centralina. Oppure generiamo tanti token diversi, uno per ogni misura. L'importante è che sia possibile, no, per come l'abbiamo descritto, che questa misura venga ripetuta più volte. E anche di là avremo un token che è una misura ricevuta, un processo che viene svegliato dalla ricezione di una misura, la gestisce e poi torna a farsi i fatti suoi e verrà risvegliato di nuovo con un token nuovo quando arriverà un messaggio nuovo. Il significato di questo signal sending della centralina e il significato, ad esempio, di questo signal sending sul rinnovo sono molto diversi. Ok? In questo caso abbiamo due processi dello stesso sistema informativo che A, devono scambiarsi i dati e B, devono sincronizzarsi. Sincronizzarsi perché io non posso fare memorizza dati se non so, nel mio pezzo di sistema informativo, se non so che un altro pezzo di sistema informativo che sta nell'auto dell'utente ha già eseguito la misura. Però non posso fare come in un processo normale, no, in cui ho le frecce che dicono questa attività, poi viene fatta quell'altra, poi viene fatta quell'altra e così via. Perché queste attività, questa e quest'altra, vengono svolte da due sistemi informativi, da due parti, due componenti separate, indipendenti dal sistema informativo. Da una parte c'è la centralina, dall'altra c'è il server centrale dell'assicurazione. Quindi per potersi sincronizzare si devono scambiare dei messaggi che dicono io sono arrivato a questo punto, vai avanti tu. E in questo caso questo messaggio porta anche dei dati, trasporta anche delle informazioni che vengono poi elaborate nelle azioni successive dell'activity di destra. Questi sono meccanismi interni di comunicazione tra le varie parti del sistema informativo, possono essere processi diversi sullo stesso server oppure possono essere processi che girano su CPU diversi, su computer diversi.
Questa è l'assicurazione, è un sistema comunque distribuito, dove ho un server centrale e tante centraline in giro per il mondo che fanno parte del mio sistema informativo. Solo che hanno dei pezzi periferici staccati che però in qualche modo devono comunicare. E questo è un uso dei segnali. Per scambiare informazioni o sincronizzare parti diverse dello stesso sistema informativo. Parti diverse del nostro sistema informativo. Parti diverse possono essere parti fisicamente diverse, come in questo caso, o semplicemente processi diversi, che poi magari fisicamente vengono eseguiti sullo stesso server. Questo meccanismo dei segnali noi lo usiamo anche, dove è andato? Quando il sistema informativo ha bisogno di inviare o ricevere dati verso altri sistemi informativi. No, il tipico esempio è l'invio della mail, l'invio del messaggio all'utente, che si devono appoggiare su un sistema informativo diverso che è quello sul quale l'utente legge la mail o sul quale l'utente riceve i messaggi. Allora, anche qui è uno scambio di informazioni e di sincronizzazione. Però il mittente dell'informazione è interno al sistema informativo. Il destinatario dell'informazione è un altro sistema informativo che non è mio. E quindi io la ricezione di quel segnale non la vedrò mai. La ricezione del segnale non è l'utente, ok? Perché finché non mettono la porta USB ai neonati, l'utente non riceve mai direttamente un messaggio da un sistema informativo. Quel messaggio verrà mandato a un altro sistema informativo, ad esempio il cellulare, una certa applicazione sul cellulare del proprietario dell'auto, e poi ci penserà quell'applicazione a interagire con l'utente. Ciò che fa il mio sistema informativo è parlare con l'altro sistema informativo, sapendo, sperando, che quell'altro sistema informativo faccia vedere l'informazione all'utente. Ok? Quindi si tratta sempre di un messaggio inviato e un messaggio ricevuto. Non vedo la ricezione perché la ricezione è al di fuori, l'ricezione da parte di un altro sistema informativo è al di fuori di ciò che sto progettando. Non cade nel mio perimetro di progetto. Ok? Non pensiamo però che il segnale lo stiamo inviando all'utente. I segnali sono sempre tra macchina e macchina, tra processo e processo, tra software e software. Che poi un certo software, quando riceve un segnale, faccia un suono, una luce o altre azioni per attirare l'attenzione dell'utente, è un altro conto. E analogamente è molto raro nel tipo di, ma può succedere, ma è molto raro nell'esercizio che facciamo avere una ricezione di segnale dall'esterno. Io potrei avere una ricezione di segnale, in questo caso ce l'ho da un altro pezzo del mio sistema informativo, potrei avere una cosa del genere, dove è andata? Anche in un processo normale. Quando succederebbe questo? Quando un altro sistema informativo mi deve mandare un'informazione, un dato, oppure anche solo un'informazione di sincronizzazione, ok, adesso puoi andare avanti, adesso è possibile. Questo però sarebbe possibile solamente nel caso in cui avessi un altro sistema informativo, avessi predisposto il mio sistema informativo per ricevere messaggi da un altro che è predisposto a mandarmeli. A mandarli non a un operatore, non a un utente, ma a mandarli direttamente al programma. Questa discussione nasce spesso nei pagamenti, nei meccanismi di pagamento, no? L'utente paga con la carta di credito, paga col bancomat, paga via bonifico, però
la carta di credito, il bancomat e il bonifico sono meccanismi di pagamento che l'utente fa sulla propria banca, non sulla mia banca, tra l'altro. Sul sistema online, supponiamo, della propria banca. Poi la sua banca, la banca del mio cliente, comunicherà alla mia banca, tramite i canali interbancari, il trasferimento di denaro. E quindi ci sarà di sicuro, se lo dovessimo modellare, un messaggio che esce dalla banca del cliente, inviato, e un messaggio ricevuto che entra nella banca mia, di appoggio della mia azienda. Tutto questo non lo vediamo, perché è tutta roba fuori dal nostro sistema informativo. Allora, a un certo punto, come fa il mio processo a sapere che questo pagamento è arrivato? Allora, ho due casi. Il caso più semplice è: il mio processo non lo sa, perché la banca riceve, sì, poi magari cosa succede quando ricevi un bonifico? Ti arriva la mail. Arriva la mail dove? Sul provider di mail, che ne so, del responsabile dell'ufficio acquisti o chi è, insomma, di questa azienda. Però non arriva al sistema informativo la mail. No? E se anche arrivasse, l'avessimo configurato in modo che il sistema informativo sia capace a leggermi le mail, di solito nelle mail delle banche non c'è mai scritto ciò che volete. Perché la causale che ha scritto il cliente chissà com'è scritta. Quindi ci vuole quasi sempre un umano che guardi questa cosa e dica: ah sì, questo qua è relativo, come importo, come data, come causale, dovrebbe essere lui. E quindi cosa succede? Che noi nel nostro processo indichiamo con un'azione che l'operatore conferma l'avvenuto pagamento. Quindi tutti questi segnali che vengono scambiati, a un certo punto vengono letti da una persona che schiaccia un bottone su un altro sistema, no? Per trasferire un dato da un sistema informativo della mail o della banca al sistema informativo che stiamo progettando. E questo succede con molte informazioni in ingresso. Molte informazioni di ingresso arrivano in modo non strutturato, diciamo mail, e quindi richiedono un operatore che capisca l'informazione e agisca sul sistema. Solo in casi più strutturati, magari fossi un'azienda molto grande, avessi un meccanismo di pagamento molto formalizzato, magari con dei fornitori che non sono utenti finali, ma sono fornitori business to business, allora potrei magari mettermi d'accordo con la mia banca per far sì che la banca mi mandi un messaggio formattato in un certo modo come vogliono loro, perché di solito non sono io che lo decido, e quindi potrebbe il sistema informativo della banca mandare l'informazione direttamente al sistema informativo aziendale. Questi casi ovviamente si può fare, è possibile. Non è il caso normale, perché richiede un certo livello di accordo tra due enti di cui uno non ha tanta voglia di aprire i propri sistemi, se non di fronte ovviamente a committenti e clienti di una certa stazza. Questo è uno dei motivi per cui il duale di questo, cioè un segnale ricevuto dall'esterno, non lo vediamo quasi mai. Ok, allora i processi li abbiamo, direi, conclusi. Dicevo che a rigore questo processo dovrei spezzarlo in due, solo che poi col proiettore in casino. Sulla carta è più facile, perché faccio un processo per l'uno, un processo per l'altro. Poi l'esercizio è andare avanti chiedendoci di fare il modello dei casi d'uso, ma noi avevamo già deciso che non avremmo fatto il modello dei casi d'uso, ma avremmo fatto la narrativa di un caso d'uso, perché non l'abbiamo ancora fatto in queste esercitazioni finali. Allora io, per guadagnare tempo, mi sono fatto il modello dei casi d'uso fino alle 4 di questo pomeriggio, cioè i casi d'uso corrispondenti ai processi di prima. Adesso dovremmo aggiungere ancora i casi d'uso corrispondenti agli ultimi processi che abbiamo creato oggi insieme. Quindi sono andato a prendere il processo di stipula dell'assicurazione, della polizza,
processo di stipula, beh, innanzitutto gli attori sono il proprietario e l'assicurazione. Nel processo di stipula cosa deve fare il proprietario? Beh, abbiamo deciso che in una prima fase inserisce i dati del veicolo, in una seconda fase sceglie la fascia di prezzo, poi paga il premio e conferma l'avvenuta installazione della centralina. Queste quattro azioni le ho rappresentate con quattro casi d'uso distinti. Inserisci i dati del veicolo per creare una nuova polizza. Ho messo per creare una nuova polizza per rendere più chiaro che c'è un obiettivo utente, perché inserire i dati del veicolo non è un obiettivo di per sé. All'inizio avevo scritto inserisci una nuova polizza, poi non è vero perché per avere la polizza definitiva devo anche scegliere la fascia, no? Quindi ho scritto questa frase intermedia. Inserisce i dati, ma perché vuole fare una nuova polizza? Poi sa il proprietario che l'inserimento della polizza non si conclude con questo caso d'uso da solo, perché dovrà poi selezionare una fascia di prezzo e più tardi, dopo che avrà selezionato la fascia di prezzo, riceverà a casa una centralina che dovrà installare e poi a un certo punto dovrà pagare. Il pagamento non necessariamente è contestuale, anzi, fossi io non pagherei prima di avere la centralina in mano. No? Non si sa mai, non c'è mai troppa fretta di pagare. Quindi il pagamento è sicuramente in un secondo momento. L'installazione della centralina sicuramente avviene dopo, giorni dopo, perché questa centralina me la devono mandare a casa, a questi primi due. Quindi io ho creato questi due casi d'uso, inserisci i dati del veicolo, seleziona la fascia di prezzo, come casi d'uso separati, con una relazione di estensione tra uno e l'altro, perché è molto probabile che dopo che abbia inserito i dati, subito scelga già la fascia di prezzo. E le altre due, l'installazione centralina e il pagamento del premio, invece sono casi d'uso separati, perché sicuramente avvengono in momenti diversi. Fatto questo, e sono tutti i casi d'uso, sono i casi d'uso che rappresentano tutte le azioni che il proprietario compie nel processo di stipula. Poi sono andato a prendere il processo di incidente, che è complicato come processo, ma dal punto di vista del proprietario è molto semplice. Semplicemente lui segnala l'incidente e specifica il danno causato. Poi tutto il resto non dipende più da lui. E quindi nel caso nel diagramma dei casi d'uso ho semplicemente un segnale incidente sul proprietario. Però nel processo di incidente ho anche l'addetto dell'assicurazione che dà la conferma dell'avvenuto incidente, analizzando i dati che il sistema informativo gli ha calcolato, ma le azioni del sistema informativo, che il sistema informativo compie da solo senza l'interazione con l'utente, non si rappresentano mai come casi d'uso. Il sistema informativo non è mai un attore. Discrete diagram, e quindi ho segnale incidente. Scusate, no, e quindi l'assicurazione ha un caso d'uso che verifica se l'incidente è reale. Verifica la congruità dei dati della centralina, ma lo scopo vero è capire se l'incidente c'è stato davvero oppure no. Questo per quanto riguarda i processi che avevamo fatto martedì. Oggi ne abbiamo aggiunti due, che è il processo di rinnovo e quello di acquisizione dati. Allora, anche qua chiediamoci quali sono le azioni nelle quali è coinvolto un utente. Allora, nel processo di rinnovo è tutto automatico tranne questo, in cui il proprietario rinnova scegliendo la fascia di prezzo. Sì, qui manca una parola. Il proprietario rinnova e sceglie la fascia di prezzo. Quindi, dal punto di vista degli user goal,
avrò il proprietario che rinnova la polizza, e il rinnovo della polizza ovviamente dovrà comprendere anche la selezione della fascia di prezzo. Quindi avrò una relazione di inclusione di questa selezione A, selezione della fascia di prezzo che ho già pronto. Io l'ho modellata come inclusione perché lo devi fare. Cioè, per rinnovare la polizza, a un certo punto, le cose che ti richiedono sono necessariamente di selezionare la fascia di prezzo. Non è un'operazione separata il rinnovo della polizza e la selezione della fascia di prezzo, come invece può essere nella fase di stipula iniziale. Nella fase di stipula iniziale, l'inserimento dei dati e la selezione della fascia li ho pensati come casi separati, che possono essere attivati prima uno e poi l'altro. E poi, vabbè, saranno sicuramente concatenati con un'estensione, perché il caso normale è quello di farli in seguito. Mentre nel caso del rinnovo non ci vedo la possibilità di fare un rinnovo polizza senza anche selezionare la fascia di prezzo. Quindi fa parte di... Avrei anche potuto scrivere rinnovo la polizza inserendo la fascia di prezzo, selezionando la fascia di prezzo. Però visto che la selezione della fascia di prezzo ce l'ho già, vado a pescarla da lì anziché riscriverla qua. No? Per economia, per evitare di duplicare delle cose. E basta, nel senso che dal punto di vista dell'assicurazione è gestito tutto in automatico dal sistema informativo, l'assicuratore in questa fase non deve necessariamente intervenire. Anzi, non può intervenire. Ok, allora questo, come dicevamo, è fuori dall'esercizio, l'abbiamo fatto rapidamente offline, ma mi serve per poter scegliere di quale caso d'uso vogliamo adesso insieme sviluppare la narrativa. Sono tutti molto semplici. Ditemi voi quello che vi sembra un pochino più dubbioso e facciamo quello. A me sembra che i due che un pochino danno un pochino più di lavoro sono inserisce dati, cioè la stipula della polizza oppure il rinnovo. Forse il rinnovo, col fatto che puoi pagare la penale oppure no, è un pochino più articolato. Quindi io sceglierei il rinnovo, se non avete, visto che nessuno si sta sbracciando per farne uno diverso, facciamo questo. Allora, per aiutarci, al fondo, nel retro del testo del compito, trovate sempre questo schemino con le voci da includere nella narrativa dei casi d'uso. Questa è la pagina 2 del compito. Il compito, ricordate, è un fronte e un retro, no? Le domande teoriche non ci stiamo dedicando tempo perché sono essenzialmente le cose che ci sono sulle slide, quindi semplicemente nozioni, no? Cose da conoscere. Ma in fondo, ogni volta che stampiamo il compito, trovate questi due schemi, sono sempre gli stessi. Non c'è il template del KPI, non ci stava, allora quelle quattro voci le dovete ricordare. Ma sui use case abbiamo questo schemino che ci aiuta. Allora, creiamo lo use case
del processo rinnova la polizza. Allora, quali sono le voci che dobbiamo inserire nel use case? Vabbè, il titolo, scope level, l'ambito, level, intention in context e stakeholder in, primary actor. Partiamo da questi. Allora, lo scope cos'è? Lo scope è l'ambito in cui questo caso d'uso è definito. L'ambito può essere o il nome del caso d'uso di livello summary che lo contiene o il nome della parte del sistema informativo che stiamo modellando. Quindi possiamo avere un contesto architetturale o un contesto logico. Il contesto logico è summary, il contesto architetturale è il componente che lo contiene. In questo caso possiamo dire stipula della polizza. Il livello del caso d'uso, il livello della descrizione è user goal. Per noi sarà sempre questo. Intention in context. Allora, questa è la descrizione che effettivamente ci dice qual è l'obiettivo che l'attore primario, che sarà il proprietario dell'auto, qual è l'obiettivo che il proprietario si pone nel momento in cui vuole iniziare questo caso d'uso. Allora, in questo caso il proprietario vuole, devo dichiarare un obiettivo che diventerà soddisfatto alla fine del caso d'uso, ok? Quindi se scrivessi il proprietario vuole stipulare una nuova polizza è sbagliato, perché alla fine del caso d'uso la polizza non è stipulata. Sarà stipulata quando avrò pagato e avrò installato la centralina, che però sono cose che avvengono in altri casi d'uso. Quindi quello che voglio fare è, diciamo così, avviare la pratica per la stipula di una nuova polizza, per una nuova auto. So che davanti a me è un processo più complicato, in questo caso d'uso avvio il primo passo del processo. Quindi il proprietario intende avviare la pratica per la stipula di una nuova polizza per la sua auto, per il suo veicolo, si chiama. Non ho detto intende inserire i dati e la targa del veicolo. Quello è il modo, l'azione che compie per poter raggiungere quell'obiettivo. Ma l'obiettivo non è inserire i dati. Allora, in seguito, stakeholders interest, poi copiamo qua precondizioni, garanzie minime, garanzie in caso di successo, trigger e poi c'è finalmente lo scenario. Allora, prima di andare allo scenario, riempiamo questi altri 5 campi. Allora, gli stakeholder di questo processo chi sono? Sono il proprietario e l'assicurazione. Il proprietario, ovvio, l'altro stakeholder è l'assicurazione
l'interesse nel fatto che questo caso di studio abbia successo è avere un cliente in più. Perché è nuovo, me lo mette maiuscolo, sa solo lui. Precondizioni. Ci sono delle precondizioni che devono essere controllate, verificate, risultare vere prima che pensiamo anche solo di iniziarlo questo caso di studio, questo caso d'uso? Alcune ci sono sempre ma non le scriviamo mai. Quelle che ci sono sempre e non scriviamo mai sono ad esempio il proprietario registrato nel sistema, ha inserito la password, ha fatto il login, eccetera, eccetera. Ma nel momento stesso, ci siamo detti già tempo fa, nel momento stesso in cui lo chiamo proprietario, so che l'ho riconosciuto, che è registrato. Non è così uno che passa di lì, ma è uno che conosco bene perché ce l'ho rappresentato nel mio sistema informativo. Quindi queste precondizioni, che logicamente ci sono, possiamo evitare di scriverle. Altre precondizioni che ci potrebbero essere sono le precondizioni date dal modello di processo, in questo caso no. In questo caso no perché l'inserimento dei dati è la prima azione di quel processo. Ma se stessimo parlando della seconda azione, non questa perché è fatta dal sistema informativo, ma in generale di una seconda azione, una precondizione per poter fare la seconda azione è che la prima si sia conclusa, perché è il significato di questa freccia. Allora, ciò che i vincoli che sono già imposti a livello di processo ci sono, ovviamente, ma non stiamo a ripeterli una seconda volta a livello di caso d'uso. Quindi chiediamoci, la vera domanda è, oltre ai vincoli che sono già scritti nel processo e quelli che sono legati all'identità degli attori, abbiamo altre precondizioni che devono essere verificate qui per poter stipulare questa polizza? C'è un caso in cui la polizza non può essere stipulata, non posso iniziare a stipularla? A me non viene in mente. Cioè, a meno che io abbia una lista nera di proprietari da cui proprio non accetto perché so che non mi hanno truffato, ma non è, non ce l'abbiamo nella nostra descrizione. In realtà una condizione ci sarebbe, ma non è una precondizione. Cioè, se io su quell'auto c'ho già una polizza, non ne posso aprire una seconda. Però non la posso testare prima, perché non so ancora qual è l'auto di cui lui mi vuole stipulare una polizza. Cioè, lo devo controllare strada facendo, dopo che lui mi ha inserito i dati di Target e Telaio, io non ce l'abbia già una polizza su quell'auto, perché lui è talmente fuso che ne sta attivando un'altra sulla stessa macchina. Ma a priori non posso saperlo. Cioè, anche se quel proprietario da me avesse già una polizza, io posso permettergli di entrare nella voce e crea nuova polizza, anche se ne ha già una. Sì, perché può avere più auto e vuole assicurarle tutte con me. Quindi a priori non posso dire non puoi. Queste sono scelte che dovrei fare, le precondizioni, prima che il processo inizi, quindi prima che l'utente abbia inserito alcunché. Ma il sistema informativo sa già che quella cosa non si può fare. Allora, in questo caso non ne vedo nessuna. Il che vuol dire che quell'attore può eseguire questo caso d'uso sempre. Garanzie di successo, partiamo da questa che è più facile. Che cosa mi sai garantire nel caso in cui il caso d'uso abbia raggiunto il successo? Garanzie, non bisogna tradurlo garanzie di successo, ma garanzie nel caso di successo. Cioè nel caso in cui lo scenario arrivi al caso di successo, cosa ottengo? Ottengo che essenzialmente la nuova stipula è attivata, avviata, no, come abbiamo detto prima, Uh,
No, non posso dire anche e la centralina viene spedita perché la centralina la spedisco. Ah no, sì. Cosa? Sto facendo il rinnovo? Avete ragione. Io sto facendo la stipula. Ok. Sto pensando cosa costa meno. Avviare la pratica per la stipula. Facciamo così. Questo si chiama stipula. No, no, adesso facciamo l'altro. E poi avete ragione, ovviamente. Quindi, allora, rifacciamo i ragionamenti sul rinnovo, perché avevamo deciso di fare questo. Poi, per punizione, completo poi l'altro, vi metto online anche l'altro. Fatemelo solo salvare perché già avendo fatto casino non vorrei farlo due volte. Beh. Okay. Ok, allora. Sul rinnovo cambia tutto. Sul rinnovo l'intention del proprietario è quello di rinnovare una polizza esistente che è giunta a scadenza. Quindi l'assicurazione non è per avere un nuovo cliente, ma è per mantenere il cliente. In questo caso abbiamo una precondizione, che il proprietario abbia una polizza in corso e scaduta. Perché se tu non hai nessuna polizza scaduta o in via di scadenza, non puoi cliccare sul bottone rinnova polizza. Quindi in questo caso abbiamo la precondizione che il proprietario deve avere almeno una polizza stipulata e scaduta. Basterebbe dire scaduta, perché se è scaduta vuol dire che prima l'avevo stipulata. Dimmi. Se nel diagramma delle classi, sì? Avevamo mostrato una condizione che una polizza fatta per la prima volta, sì? Veniva considerata come se fosse un rinnovo. No. Nel diagramma delle classi abbiamo fatto sì, questa... allora no. Quello che stai dicendo è che nel diagramma delle classi abbiamo chiamato in una classe rinnovo sia per indicare la prima stipula che quelle successive. Ok? Allora, quella classe l'abbiamo chiamata rinnovo, ricordate il nome precedente che aveva, annualità. Ok? Quindi quella classe lì non mi dice nulla, mi dice che per quell'anno c'è una polizza in corso. Io quel che sto dicendo è che quella polizza esiste, è già stata attivata 1, 2, 7, 8 anni fa e adesso è scaduta. Okay? Quindi se volessi andare a verificare questa condizione nel modello concettuale, andrei a vedere se, andiamolo a vedere, nel modello concettuale io conosco solo il proprietario, perché è l'attore che arriva al sistema, e devo chiedermi se a questo attore gli do la possibilità di rinnovare una polizza. Allora, dal proprietario posso andare a vedere i veicoli che possiede, che io conosco. Di questi veicoli posso vedere le polizze associate
e attraverso queste polizze, conoscendo la data di partenza, conosco anche la data di scadenza. Quindi io posso sapere, dato il proprietario, i veicoli che possiede e quindi le polizze a lui intestate, e di ciascuna di queste polizze qual è, vado a vedere qual è il rinnovo più recente e mi chiedo se il rinnovo più recente risale a più di un anno fa. Questo è il percorso che devo fare, la query che devo fare nel mio database, o il percorso che devo vedere nel modello concettuale per valutare questa precondizione. Poi può darsi che questo sia il primo rinnovo e quindi dentro la classe rinnovo ci sia le informazioni sulla data di partenza, che in realtà è la data di stipula prima, ma non mi cambia nulla. Anzi, aver fatto questa scelta in fase di modellazione concettuale di mettere la prima stipula e gli altri rinnovi insieme mi semplifica la vita, perché adesso non ho nessuna differenza tra gestire il primo rinnovo e il secondo rinnovo. Se vi dà fastidio chiamare rinnovo la prima volta, lo chiamate annualità e siete a posto. Ok. Allora, questa è la condizione affinché il card 1 possa essere attivato, altrimenti non viene proprio attivato. Garanzia di successo. La garanzia di successo è che ovviamente la stipula, la polizza è rinnovata su una fascia, adeguata, fascia chilometrica adeguata. Adeguata alle regole. Quindi nel momento in cui scriviamo terminazione con successo per il caso d'uso, dobbiamo essere sicuri che la polizza a questo punto abbia tutte le informazioni che mi servono per poter dire rinnovata e la fascia è stata scelta adeguatamente. Le garanzie minime quali sono? Allora, ce ne sarebbe una che però noi nella nostra ipersemplificazione, cioè quella di non guardare i pagamenti delle penali, non saprei se scrivere. Cioè, cosa capita? Lui alla fine dell'anno, se ha sforato i chilometri, che decide di rinnovare o no, perché ovviamente è libero di non rinnovare, che decide di rinnovare o no, la penale me la deve pagare, comunque. Giusto? Perché altrimenti io ogni anno cambio assicurazione, faccio ogni volta la fascia da 1200 km e ne faccio 100.000. Alla fine mi diranno, se vuoi rinnovare devi pagare la penale. Chi se frega, io vado ad un altro. Allora, io qua non la metto, questa, la metto tra parentesi, perché tutta la gestione dei pagamenti non l'abbiamo fatta. Quando viene pagata questa penale? Però, se ci fosse, io devo dire, comunque succede in questo caso d'uso, vorrei incassare questa penale. Quindi anche se non viene rinnovata la polizza, in ogni caso la penale viene pagata. L'eventuale penale. Come vi dico, poi questo non lo teniamo in conto perché non l'abbiamo fatto né nel processo né nel modello concettuale della gestione dei pagamenti. Era solo per evidenziare cosa si potrebbe finire qua dentro. Alla fine l'obiettivo non raggiungo, ma qualcosa devo comunque garantire di fare. Il trigger che fa partire questo caso d'uso. Allora, questo caso d'uso è un caso d'uso che parte, che viene attivato su iniziativa dell'utente o su iniziativa del sistema? Beh, viene attivato su iniziativa del sistema. C'è
ce l'abbiamo qua nel processo in cui il sistema è lui che decide che bisogna rinnovarla perché è arrivata la data fatidica e avvisa in qualche modo il proprietario. Quindi il proprietario si sente in quel momento pressato, coinvolto nel dover attivare il caso d'uso. È un trigger un po' soft, no? Non è il trigger come quando ti suona il telefono, devi rispondere in quel momento. Ti arriva la notifica, sai che devi farlo, ma devi farlo perché se no la tua macchina è scoperta e non puoi circolare, no? Quindi è un trigger che è la scadenza della polizza annuale. Quando scade la polizza, devo fare questo. Se vogliamo renderlo ancora più esplicito, noi nel modello dei casi d'uso indichiamo che il rinnovo polizza non è un caso d'uso normale, ma è triggerato dal sistema. Quindi lo disegneremo, ovviamente qua non si capisce, con la freccia che va dal caso d'uso al proprietario, per indicare che questo caso d'uso è triggerato dal sistema e non iniziato autonomamente dall'utente. Ok, scenario principale di successo. Allora, la cosa più veloce che si può fare per passare da il sistema mi ha detto che devo pagare a aver rinnovato e chiuso. Poiché è un caso d'uso con trigger generato dal sistema, il punto 1 sta al sistema, no? La battuta della partita di ping pong sta al sistema e non all'utente. Quindi capiamo che il sistema invia una notifica all'utente specificando che la polizza deve essere rinnovata. A questo punto l'utente, che ne so, cliccando sul link che c'è nella mail che gli arriva dal sistema, ad esempio, cosa fa? Si collega al sistema, in qualche modo. Che il sistema gli mostrerà che cosa? L'elenco delle polizze scadute. L'elenco, perché potrebbe essere più di una. Se è una sola, beh, quell'elenco avrà una voce sola. Questo elenco avrà di sicuro almeno una voce, perché la precondizione mi dice che esiste una polizza scaduta. Con le relative penali, eventuali penali. Cioè io mi sto immaginando polizza 1 in scadenza, scaduta il giorno tot per questo veicolo targa telaio, trattino penale 1000 euro. Scadenza 2, eccetera, eccetera. Poi, se voglio rinnovare, clicco sulla singola polizza e mi farà vedere i dettagli. Quindi a questo punto l'utente seleziona una delle polizze mostrate e il sistema mostra i dettagli della polizza, della penale e il numero di chilometri percorsi nell'anno precedente. Cioè, questi dettagli comprendono anche questo dato che è essenziale e permette all'utente di selezionare una delle fasce orarie, fasce chilometriche, fasce di costo
con chilometraggio adeguato. A questo punto ho tutte le informazioni. Io, guarda, tu hai fatto questi chilometri, hai fatto questi incidenti con quest'auto, quindi mi devi pagare una tale penale più ovviamente il rinnovo per l'anno successivo. Quindi avrò una tendina, un elenco delle varie fasce e sceglierò una di queste. Il sistema non mostra neppure all'utente le fasce a cui lui non ha diritto di accedere. Non è che ti faccio scegliere una fascia per poi poterti dire no, non puoi, no, non te la faccio vedere e basta. No? O non te la faccio vedere ma non selezionabile al limite. Quindi a questo punto l'utente seleziona una delle fasce e conferma. Poi da qualche parte qua ci sarà pagamento, ma abbiamo pensato di non inserirlo. Fine. Nel momento in cui l'utente ha scelto una fascia e dice va bene questa, il rinnovo è fatto. Cioè, per toglierci dai piedi tutti i pagamenti, avremmo potuto chiedere la carta di credito in fase di stipula iniziale, nel momento in cui mi dici ok, ti addebito sulla carta e ho finito, e non devi fare nessuna azione in più. La penale te la ciuccioli direttamente. Ok? Però. Ok? Ci quadra come scenario principale. Principale, allora, è lo scenario di successo, sì, perché arriviamo al 6 con successo e lì abbiamo chiuso, abbiamo raggiunto l'obiettivo che era questo qua. È lo scenario principale, è il più breve, è il più diretto? Direi di sì. Cioè non vedo nessun passo che sia sacrificabile o abbreviabile. Potrebbe esserci forse il passo 3, che nel caso in cui ci sia una polizza sola potrei saltare e andare direttamente al passo 5. Quello lo gestiamo come eccezione magari. Però lo scenario più completo, più lineare è questo. Gli altri sono casi particolari che possono verificarsi. Ok? Allora, giudicare dai vostri movimenti, volete fare le estensioni dopo l'intervallo, vero? Allora prendiamoci un quarto d'ora.